Allora, ciao a tutti dal Piero. Sono appena sto uscendo dal lavoro, sono andato a prendere la macchina e ho visto, ero in pausa poco fa, prima di uscire. Sono andato in pausa, le pause me le posso giostrare. Sono andato in pausa ed è successo, mentre ero in pausa, che stavo guardando per l'appunto un video. Il video di un catanese qui in Germania che insomma si mette lì e racconta la rava e la fava. Io mi invito sempre ad aprire gli occhi e a ragionare con la propria testa, perché spesso e volentieri quello che vi viene detto sono minchiate, soprattutto quando vi parlano di Germania. Spesso sono minchiate quelle che vi vengono dette. Perché vi dico sono minchiate? Perché ne aspettiamo 2 secondi prima di salire in macchina. Questo video parlava, questo catanese diceva, per l'appunto, lui dice: io ho un'azienda di piastrellisti, con sei piastrellisti, diceva, mi hanno dato a fondo perduto 15.000 euro in Germania. Allora vedete che poi uno dice: i catanesi sono chiacchieroni. È vero, sono chiacchieroni, perché poi questo è quello che risulta. Questo è quello che risulta, che poi sono chiacchieroni. Perché ora io vi invito veramente a ragionare con la testa. Io ho lavorato in pizzeria, lo sapete. Il mio ex titolare, il mio ex chef, ci sentiamo, perché siamo... Mia madre è anche siciliana, è di Riesi. E lui è di Mazzarino, quindi sono 7-8 km più o meno. Quindi siamo, in più abbiamo amici comuni a Torino. Lui scende spesso a Torino, proprio perché lui è juventino, quindi scende spesso a Torino, quindi ha amici che conosco anch'io. Stanno a dire molla, viene fuori che cosa? Che siamo amici e abbiamo amici di amici. Quindi cosa succede? Che parlavamo. L'ho chiamato l'altro giorno per chiedergli se è vera sta cosa dei 15.000 euro. Se è vera sta cosa dei 15.000 euro. E mi fa: guarda, io ho chiesto un aiuto perché, insomma, la pizzeria è grossa. Vi faccio il punto. La pizzeria è grossa, sono 140 posti a sedere, grosso modo. In più lui ha 4 pizza wagen, cioè vale a dire 4 furgoni dove fare pizze, 2 Duna wagen sono quelli dove si fanno il doner più le pizze. La gente sopra ce la devi mettere a lavorare, le cameriere ti servono, il pizzaiolo ti serve, quindi non è un'azienda da 6 operai, ok? È un po' più grande, non fanno piastrelle e guadagnano qualcosina di più di un piastrellista, ve lo posso garantire. E gli ho chiesto: ma allora ti hanno dato una mano, ti aiutano? Mi fa: guarda, l'unico aiuto che mi hanno dato sono, se non ho capito male, intorno ai 6.000 euro da restituire all'1% di interessi. Io non capisco perché la gente debba inventare queste cose, non lo capisco, cioè non ci guadagnano un cazzo, avete capito? Non ci guadagnano niente, perché devono inventare queste cose? Cioè alla fine sono tutte stronzate, che poi, prima o poi, vengono fuori, perché tanto poi non è che vivi da solo in Germania, ci sono altri italiani che vivono qua. Io sento un'altra che diceva: io vivo a Berlino, non è vero che si sono alzati i contagi. Non è vero il cazzo, non è vero, a Berlino non c'è niente, scusate le parolacce, ma a Berlino praticamente non ce n'è contagi, è normale, cioè lì non è che a Berlino, cioè nella regione di Berlino non ce n'è contagi. La zona rossa in Germania è questa, è il Nordrhein-Westfalen, la parte di Colonia, vicino dove sta Edin. Allora lì bisogna chiedere a chi è in questa zona se sono aumentati i contagi. Qui nel Nordrhein-Westfalen sono aumentati i contagi. Uno non può dire: perché a Berlino ci sono stati 33 contagi, allora in tutta la Germania è così. Perché non è così,
non è così. I contagi sono aumentati. Ieri ci hanno, allora, lunedì ci hanno portato dalla zona, dalla fase 1 alla fase 2, e forse stanno pensando di rimetterci in fase 2, in fase 1. Io ora sto facendo il video e sono fermo, ma se mi ferma la polizia, sono nei casini. Perché? Perché dovrei indossare la mascherina, ce l'ho qua, dovrei indossare la mascherina. La fase 2 prevede che, la fase 2 qua prevede che quello che fai, fai fuori dal, fuori da casa, lo devi fare con la mascherina. Qui vabbè, siamo passati da una fase 1 light a una fase 2 che non esiste, quindi ovviamente la Germania se ne sta approfittando, sta cercando di approfittarsene sul piano economico, sta cercando di metterla un po' in culo a tutti quanti, ma c'è da dire che non tutti sono stupidi, non tutti si chiamano Renzi, quindi bisogna appoverare. Io vi ripeto tante cose, non date retta, non volete dare retta a me, date retta un pochettino al vostro modo di pensare. Anche se siamo in Germania, anche se è uno stato sicuramente molto meglio organizzato e sinceramente c'è un po' più di, si sta un po' meglio, economicamente si sta un po' meglio, non lo metto in dubbio, non l'ho mai negato, ma dovete pensare, no? Chi sta al potere? Quindi qui in Germania la Merkel, in Italia Conte, in America Trump, in Ungheria Orban e via dicendo. Chi sta al potere è asservito ai poteri forti, per forza di cose, per forza di cose. Tutti, perché se no non ti fanno stare al potere, ti fanno fare la fine che ha fatto Aldo Moro, che ha fatto come si chiama, Kennedy, insomma, mi fanno fare quella fine lì. Allora, voi pensate veramente che chi, uno come Soros, che gestisce banche, che sfrutta l'immigrazione clandestina, possa veramente permettere alla Germania di regalare a fondo perduto a tutte le aziende piccole e medie 15.000 euro? 15.000 euro in due giorni sul conto online, dice questo il catanese, online, non online. Ora io vi dico, la mia compagna è anche una libera professionista, abbiamo provato a vedere se ci davano qualcosa, perché effettivamente le spese ci sono e se i soldi non ci sono in due, se i soldi non li portiamo in due, non si va avanti. Il discorso è che non gli danno niente, punto primo. Punto secondo, non gli hanno risposto in due giorni. Punto terzo, non si fa la domanda online, ma devi andare da Job Center. Vai da Job Center e chiedi l'abbassamento, neanche l'abbassamento, lo slittamento delle tasse, che non ce le hanno slittate, dobbiamo continuare a pagarle, perché io non risulto in cassa integrazione, quindi risulta un reddito in casa, io continuo a lavorare, per loro devo continuare a pagare. Quindi che quello è il discorso, cioè non ci slittano le tasse, a lei non l'aiutano, sempre per il fatto che io lavoro, anche se lei è una libera professionista. Comunque c'è il fatto che ti diano 15.000 euro, non è vero, ti danno una parte del fatturato che hai avuto l'anno prima, l'1% del fatturato, 2%, non lo so. Cioè tu per farti dare 15.000 euro, quanto hai guadagnato l'anno prima? Hai guadagnato i milioni. Hai guadagnato 1,5 milioni, quello è il discorso. Ragazzi, io il video si sta facendo lungo, vi do un bacio e un abbraccio dal Piero della Francesca. Entro in macchina, che è ora di tornare a casa, e ci vediamo nel prossimo video.